Dottor De Cicco, è possibile tracciare un bilancio dell'attività di questo posto Polfer di Terni? Il posto Polfer di Terni si inserisce in un compartimento di polizia ferroviaria interregionale che ha sede ad Ancona. È un posto molto delicato sotto il profilo del traffico viaggiatori e sotto il profilo anche del passaggio dei treni. C'è un numero di persone, il personale che dipende da questo Polfer, da questo posto Polfer è assolutamente adeguato a rispondere alle esigenze sia del traffico treni che dei viaggiatori, e il nostro obiettivo principale è quello di rendere più vicino quanto più possibile il nostro servizio alle difficoltà e alle esigenze del cittadino. Oggi la polizia ferroviaria si pone come obiettivo principale, ripeto, quello della trasformazione dal punto di vista tecnologico dei suoi interventi, e una prossimità e una vicinanza al cittadino che deve essere sempre più visibile, sempre più insistente, tendente a migliorare ovviamente la qualità del servizio e a ridurre il numero dei reati che vengono perpetrati nelle stazioni e sui treni. Cosa rappresenta Terni in questo contesto della rete ferroviaria e quindi dell'attività della Polfer? Terni, per fortuna, rispetto ad altre realtà, non rappresenta un posto Polfer di particolare criticità. Ripeto, il numero del personale è adeguato, anche come delittuosità non avvisiamo, non rileviamo delle criticità particolari. Se possibile dobbiamo intensificare i servizi di vigilanza e presenza in stazione sui treni.